Stazione unica di Como Camerlata sono iniziati gli attesi lavori per la realizzazione del parcheggio. Dopo lungaggini e intoppi, il comune soltanto nelle ultime due settimane è tornato in possesso dei terreni che l'amministrazione aveva concesso a Rete Ferroviaria Italiana per l'esecuzione dei lavori alla stazione come area di stoccaggio del materiale di cantiere. Dopo 5 mesi dall'inaugurazione del nuovo scalo ferroviario, era il 13 giugno 2021, non si fermano le polemiche per i continui disagi provocati proprio dalla carenza di posti auto. È lotta infatti all'ultimo parcheggio. Con l'ampliamento dello snodo sarebbero dovuti aumentare anche gli spazi per le auto a servizio di pendolari e viaggiatori, oltre che del personale di servizio. I primi interventi ora sull'area destinata al parcheggio riguarderanno i lavori alle tubazioni, successivamente si passerà alla realizzazione dei posti auto. Nei giorni scorsi intanto era stato l'assessore ai lavori pubblici di Como, Pierangelo Gervasoni, a spiegare in consiglio comunale che i parcheggi saranno ultimati per la fine del mese di febbraio. La speranza per gli utenti della stazione e i cittadini della zona è che i lavori per la realizzazione del parcheggio allo scalo ferroviario di Como Camerlata possano ora procedere spediti, senza registrare nuovi stop per rallentamenti.